Allora, buonasera a tutti, ringrazio gli organizzatori di questa manifestazione per l'invito e mi fa piacere salutare tutti quanti naturalmente gli intervenuti, in modo particolare gli amici d'Ogliusi venuti apposta da Rellino. Bene, la mostra di Renato Fasanaro che vedete qui disposta ai due lati e la suggestione di questa splendida sala medievale nella quale abbiamo il privilegio di essere ospitati questo pomeriggio, direi che sono la migliore introduzione agli argomenti, allo sfondo ideale, agli argomenti che sono in discussione questa sera. Come è stato detto, io mi occuperò della iconografia di San Matteo nell'arte medievale. E beh, bisogna subito chiarire una cosa, che l'iconografia non è una semplice descrizione di un'immagine, ma come io la concepisco e la definisco è un po' la filologia dell'arte, perché compara, confronta i documenti visivi e soprattutto ne ricerca le fonti testuali e le fonti iconografiche. Ed è appunto quello che cercherò di fare in un arco cronologico molto ampio, che parte dai primi secoli dal cosiddetto Alto Medioevo per arrivare al 1200, al 1300 e per arrivare poi alle polisemiche figurazioni di San Matteo nel Duomo Salernitano. Un percorso quindi affascinante. Dalla mia ricerca sono emersi fondamentalmente due dati. Il primo riguarda la grande diffusione dell'iconografia di San Matteo non solo in Europa ma anche in tutto l'Oriente e la seconda è la sua presenza in tutti i media artistici. Ecco, io vi farò vedere, partiremo dai dipinti delle catacombe per arrivare ai mosaici di Ravenna ed ancora ai pannelli Burney per poi concentrarci soprattutto sulle miniature. Perché sulle miniature? Perché sicuramente saprete che nel Medioevo non sono superstiti molti cicli pittorici e quindi le miniature in un certo qual modo suppliscono a questo, perché le nostre biblioteche sono ricchissime di tesori straordinari, ricchi di ori, di colori e che avrò il piacere di potervi mostrare. Allora, iniziamo questo viaggio. Questo viaggio comincia ancora prima del Medioevo, alle soglie del Medioevo, dalla tarda antichità. E qui si pone subito il primo problema. Qual è l'immagine più antica di San Matteo? La cosa non è assolutamente pacifica. Io ho potuto riscontrare che questo, purtroppo vi chiedo scusa della qualità dell'immagine, ma non ne ho trovata di migliore, che in un trattato di Josef Wippert, che è uno dei maggiori archeologi cristiani, e che lui interpreta come Christus zwischen Evangelisten, cioè Cristo tra gli evangelisti. Ora, se questo fosse vero, questo dipinto delle catacombe di San Marco e Marcelliano a Roma risale alla metà del IV secolo, quindi è antichissimo. In proposito però c'è stato qualcuno che già ha remato contro e questo qualcuno è Fabrizio Bisconti, che niente di meno è un membro del Pontificio Istituto di Archeologia e che io mi sono permessa di contraddire, perché lui dice che questi potrebbero essere non gli evangelisti ma gli apostoli. Una imago brevis, lui dice gli apostoli. Ora, Wippert, che dice che sono invece gli evangelisti, ha scoperto lui le catacombe. Non solo, ma Carlo Bertelli dice che addirittura si vedevano, forse adesso non si vedono più, dei cartigli con i nomi degli evangelisti e quindi anche di Matteo. A questo punto poi vedremo dalle immagini successive come questa tipologia iconografica venga confermata da ulteriori documenti figurativi. A questo punto giustamente, io già sono sempre un po' io per parte mia avvocato, la catacomba dei santi Marcellino e Pietro, non è San Pietro, è un martire, e che si trova ancora una volta a Roma ed è ancora più antica. Questo è degli inizi del IV secolo, pensate, non siamo ancora nel Medioevo, siamo nella tarda antichità, prima del Medioevo. E se vediamo il particolare, ecco qua, che cosa raffigura? Dove stanno, dite voi, gli evangelisti? Sono raffigurati da quei quattro fiumi che sgorgano da quella roccia, sulla quale c'è l'Agnus Dei. L'Agnus Dei rappresenta il Cristo, no? Ai lati
ci sono i quattro martiri, Marcellino, Pietro, Gorgoni e Tiburzio, se non ricordo male, e poi questi quattro fiumi che scorrono da questa roccia. Che significato vuole avere? Poi ve lo chiarirò meglio, ma il concetto fondamentale è che questi quattro fiumi che rappresentano i quattro evangelisti scaturiscono dalla stessa roccia, cioè hanno la stessa ispirazione. E questo, e troviamo la stessa iconografia in questo bellissimo sarcofago, ancora una volta è a Ravenna, pensate, un sarcofago di alabastro del V secolo, è il sarcofago del Beato Rinaldo. Beato Rinaldo, anche lui è un personaggio importante della Ravenna del V secolo, però è stato riutilizzato per la sua sepoltura un monumento anteriore, e si utilizzavano spesso dei sarcofagi medievali per seppellire un personaggio, per esempio del 1200, come era appunto Rinaldo. Cioè Rinaldo viene sepolto in un sarcofago più antico. Questo sarcofago è importante perché ci fa vedere ancora una volta il Cristo al centro, e sotto, non so se riuscite a vedere, sotto il suo trono si vedono i quattro fiumi che escono dalla roccia. E ancora la stessa iconografia la vediamo in questo bellissimo mosaico del 530 dei Santi Cosma e Damiano. I Santi Cosma e Damiano sono raffigurati ai lati del Cristo, non entro nella specificazione dell'iconografia, ma sotto che cosa si vede? Si vede ancora una volta l'Agnus Dei con i quattro fiumi che escono dalla stessa roccia, e tutti intorno quelle pecorelle, chi sono? Gli apostoli. Quindi apostoli, evangelisti e Cristo. Ecco, questa è la trilogia. Adesso invece veniamo a un argomento molto importante, il più importante di tutti. Voi siete abituati sempre a vedere San Matteo identificato dal suo simbolo che è l'angelo, e invece San Marco dal leone. Ma da dove nascono queste cose? Da dove nasce questa iconografia? Che troviamo dappertutto, dappertutto. Non c'è chiesa che non abbia il simbolo degli evangelisti con il loro attributo iconografico. Ebbene, nasce, strano dirlo, da una forzatura, da un'invenzione. E quando questo avviene? Avviene nel secondo secolo, ad opera di chi? Ad opera di Ireneo. Ireneo era un teologo cristiano, il quale nel 180 d.C., naturalmente, si trova a dover affrontare il problema delle eresie. E uno degli eretici più cattivi, diciamo, era Marcione. E lui scrive contro di lui questo Adversus Hereses. E che cosa si inventa? Perché è veramente un'invenzione, non ha niente di base, diciamo così, teologica. Lui va a cercare nelle sacre scritture qualche cosa che possa rendere più autorevoli i Vangeli. Perché in quel tempo i Vangeli non erano solo quattro, ma erano tanti, c'erano i Vangeli gnostici, tra cui quelli dello Pseudo Tommaso. E allora giustamente Ireneo non vuole che si diffonda la conoscenza di Vangeli non ortodossi. E allora che cosa si inventa? Il Vangelo quattriforme. Il Vangelo non è uno, è uno solo, ma ha quattro forme diverse. E queste quattro forme sono i quattro evangelisti. E che cosa va a pescare? Va a pescare un passo della Bibbia, che è la famosa teofania di Ezechiele. Ezechiele è uno degli ebrei deportati, quindi che cosa vede a questa meravigliosa teofania divina? Nella quale Dio come si manifesta? Con i quattro esseri viventi. Gli appaiono questi quattro esseri viventi che hanno quattro sembianze. Ognuno di loro, cioè, ha insieme l'uomo, il leone, il vitello e l'aquila. È un solo essere e ha quattro sembianti. Allora lui che cosa dice? Questo è un simbolo di Cristo, perché Cristo era legale, Cristo era uomo, Cristo era aquila perché è sceso al cielo, Cristo era leone. Quindi lui studia questo parallelismo tra i passi della Bibbia, la vita di Gesù, e finisce con l'attribuire ognuno di questi simboli a un evangelista. Non ancora nella maniera, diciamo così, che noi conosciamo. E poi dopo però tutto questo viene molto autorevolmente confermato da chi? Da San Gerolamo. San Gerolamo, due secoli dopo, che cosa dice? Dice che praticamente conferma tutto quello che ha detto Ireneo.
dice Cristo fuit homo nascendo, vitus moriendo, perché è stato immolato praticamente come una vittima sacrificale. Leo resurgendo, perché leone secondo i bestiari medievali risorgeva dopo 3 giorni dalla nascita, eccetera. Aquila ascendendo e aquila salendo al cielo. Allora, questo che cosa significa? Che i Vangeli hanno la loro diretta fonte nella figura stessa del Cristo e nelle pagine della Bibbia, perché questo paragone viene ripreso poi anche da San Giovanni nell'Apocalisse. La più antica testimonianza del quadrimorfo noi la troviamo qui, in questo mosaico absidale di Santa Pudenziana, che è del 410. Vi faccio vedere, ecco, qua vedete l'ingrandimento, in alto vedete l'angelo con le mani tese, perché è sempre rappresentato Cristo al centro e i 4 evangelisti ai lati. Vado adesso, procedo più velocemente, era importante che io mi chiarissi questa parte simbolica. Questa che cos'è? Il mausoleo di Galla Placidia. Vedete lo stesso al centro la croce e ai 4 lati i simboli degli evangelisti. Questo sicuramente non lo conoscete e male fate, perché noi non conosciamo i monumenti di casa nostra. Questo è il battistero di Napoli, che è antichissimo, San Giovanni in fonte, purtroppo molto, molto, molto rovinato, e che si trova annesso al Duomo di Napoli. Vi invito a visitarlo, insomma, perché ne vale veramente la pena, è antichissimo, qui siamo al 430, qui siamo ancora prima del Medioevo. Questo è lo schema, perché siccome è molto rovinato, c'è lo schema, non so se vedete, in alto a sinistra c'è la figura di San Matteo, perché dove venivano collocati i simboli degli evangelisti? Di solito nei 4 lati, nei pennacchi delle volte, perché le volte, i pennacchi delle volte sono 4, e quindi si prestavano bene a questo gioco. Ecco, questo invece poi è Santa Apollinare in classe, e questo perché ve lo faccio vedere? Per dirvi un'altra cosa molto importante. Dovete sapere che in Oriente questo parallelismo tra gli evangelisti e il simbolo non viene riconosciuto. In Oriente non trovate mai un evangelista accompagnato dal suo simbolo. Allora, quando voi trovate uno di questi simboli, dovete chiedere: ma rappresenta veramente l'evangelista o no? In Oriente sicuramente no. Qui siamo sicuri che rappresenta l'evangelista, anche se molto probabilmente qui hanno lavorato anche delle maestranze orientali, perché l'angelo, quello è l'angelo, non è San Matteo, quello è l'angelo, tiene in mano un libro, il libro del Vangelo. E la stessa cosa, vedete, troviamo in questo avorio, che è del IX secolo, ecco, quindi cominciamo ad andare avanti, questa coperta e burnia del IX secolo, questa è un'altra del XIII secolo, e noi siamo sicuri perché vedete vicino all'angelo è scritto Matteus. Questo è bellissimo. Questo è il timpano del portale del Sarmiento della cattedrale di Burgos. Siamo nel XIII secolo. E qui come è stata rappresentata la Maiestas Domini con i suoi simboli? Al centro c'è il Cristo con il libro aperto, ai suoi lati, ecco, vi faccio vedere meglio il particolare. Ecco, qua vedete bene. Cristo è al centro, ai suoi lati ci sono, 2 a destra e 2 a sinistra, i simboli degli evangelisti. Però qui è stata aggiunta poi la figura dell'evangelista raffigurata al suo tavolino che sta scrivendo, che questa poi è l'immagine tradizionale dell'evangelista che compone il Vangelo. Questa è la cattedrale di Larino, ecco, per darvi un'idea, insomma, della progressione cronologica e dell'evoluzione di questa iconografia. Questa è un'immagine molto particolare. Perché è stato raffigurato l'angelo, voleva essere l'angelo, infatti tiene le ali, però vedete, alla faccia di un vecchio barbuto, quindi c'è stata un'ibridazione, diciamo noi iconologi, un'ibridazione tra l'angelo e San Matteo, che da simbolo è diventato tutt'uno. L'angelo e l'evangelista sono diventati un'unica figura. Questa è straordinaria, questa è un'immagine straordinaria che comprende tutto il discorso che vi ho fatto finora. E che cos'è? È il cosiddetto trono di San Marco. Che cos'è questo trono di San Marco? È un trono reliquiario che si trovava nella Basilica di San Marco fino a qualche decennio fa, proprio sull'altare maggiore, e poi invece adesso è stato trasferito dietro. È probabilmente un trono reliquiario, come si vede da quel buco che, non so se vedete un lato, c'è una specie di nicchia nella quale evidentemente erano le reliquie. E pare che con questo reliquiario siano state portate le ossa di San Marco, le reliquie di San Marco.
Quindi, a parte questa valenza, diciamo così, simbolica importantissima, è importante anche dal punto di vista iconografico, perché noi qui troviamo la sintesi di tutto quello che abbiamo detto. Se io dicessi, come diceva Scuola, noi vogliamo fare un riassuntino di quello che abbiamo detto finora, vediamo il trono di San Marco. Che cosa vediamo? Sullo schienale del trono è raffigurato che cosa? Il famoso anello con i quattro fiumi che escono, i quattro evangelisti raffigurati simbolicamente come fiumi. Poi in alto vedete due evangelisti raffigurati a figura intera, quindi il naturalismo delle raffigurazioni più antiche, quindi l'evangelista come figura, l'evangelista come simbolo dei fiumi. Ma mi fai dispetti proprio, eh? Ecco, questa è la parte di dietro. Nella parte di dietro invece ci sono i simboli degli evangelisti. Qui abbiamo l'aquila e abbiamo il leone. Di lato, quindi, se riuscite a vedere, spero che riuscite a vedere, c'è l'angelo, l'angelo di Matteo. Ecco, quindi ha compendiato tre tipologie diverse iconografiche. L'evangelista raffigurato come un uomo accanto a un altro evangelista, e noi capiamo a questo punto, dal momento che il simbolo si trova qui, che l'evangelista Matteo è quello corrispondente. Vediamo se lo riesco a far vedere. È quello in alto a destra, perché il suo simbolo sta sotto. Poi c'è l'iconografia del simbolismo dei fiumi e poi c'è il tetramorfo. Quindi tre diverse tipologie simboliche sono state messe insieme. Qui ritorno ancora a San Vitale. San Vitale nel VI secolo troviamo l'iconografia tradizionale dell'evangelista alla quale siamo tutti abituati. Ormai sono passati dei secoli e la raffigurazione convenzionale dell'evangelista qual è? Di San Matteo seduto, l'angelo in alto che lo ispira, e poi vedete queste raffigurazioni sono particolarmente interessanti anche per chi studia le tecniche della scrittura antica, degli amanuensi. Vedete, c'è la capsa con i rotuli, poi in altri vedremo altri attrezzi, ma qui è bello perché è uno scenario naturale, cioè Matteo non è che sta scrivendo in uno studio, sta scrivendo all'aperto, c'è un laghetto giù, c'è un aironio, una tartaruga, ecco, quindi molto bella anche la definizione naturalistica. E qui vengo a un altro capolavoro che veramente, pensate che l'UNESCO lo ha inserito nel patrimonio dell'umanità, ed è il Codex Purpureus Rossanensis. Questo Codex Purpureus Rossanensis è un documento straordinario del VI secolo in unciale greca, purtroppo pervenuto mutilo. E come purpureo, si chiama purpureo perché vedete, il libro allora era un oggetto simbolico figurale, ecco, raffigurava Dio, quindi doveva essere anche esteticamente bellissimo, perciò poi vedremo dei codici pieni di oro, sfavillanti con le pietre preziose. Ecco, purtroppo si è conservato poco. L'unico evangelista, perché a questo punto negli evangeliari l'evangelista comincia a comparire solo, non è più insieme agli altri e quindi abbiamo delle figure staccate. Questa figura non è stata molto capita, io penso di averla trovata alcuni tempi fa addirittura come San Matteo, ma non è San Matteo. Non è San Matteo perché è orientale, e allora non esisteva l'abbinamento al simbolo. Questo è San Marco, e infatti precede il Vangelo di Marco, e dite voi quella figura vicina a quel che è la Sofia, è la saggezza, perché in Oriente, abbiamo detto, non si raffigurava mai il simbolo. Ecco, qui siamo fortunati perché questo e questa specie di frontespizio precede il canone delle concordanze dei Vangeli. Perché che cosa si studiò di fare? Siccome i Vangeli erano praticamente, dicevano le stesse cose, si studiò una corrispondenza, per esempio all'episodio del miracolo, per esempio del paralitico, Luca lo dice in questo capitolo, Matteo in quest'altro, Matteo in quest'altro, e quindi si studiò una tecnica, noi diciamo le concordanze, no? Ancora oggi si usa questo termine. E quindi precede questa specie di tondo nella quale troviamo un'altra volta tutti e quattro i nostri evangelisti, come imagines clipeate, che era una tipologia anche in uso presso i romani, per esempio nei sepolcri, eccetera. Matteo chi è? È sempre quello più in evidenza, era il più importante, è sopra, è in alto, e perché siamo certi? Perché sta scritto, Matteus è l'unico che viene nominato. Per gli altri ci sono solo le iniziali, per cui Luca è quello alla mia destra, quindi per voi alla sinistra, Giovanni è in basso e Marco è all'altro lato.
Ecco, questo per esempio è un mosaico che viene dalla Grecia, è un mosaico di questo monastero, anche questo inserito tra i monumenti dell'UNESCO, importantissimo, di Chio, che sta nell'isola di Chio, di questa Nea Mon, di questo monastero. San Matteo, Renato, vedi, rassomiglia molto al tuo con l'abate, come vedi, molto, è sempre raffigurato con l'abate, e ha in mano il rotolo. Il rotolo che vuol dire il codice, il libro, ma non c'è l'angelo, perché qui siamo in Oriente. Quindi, come vedete, tutte le documentazioni orientali, ecco, qui vi faccio vedere per dare un'idea della bellezza di questo monastero, gli evangelisti sono raffigurati in alto. Questo è un codice greco, adesso vado molto velocemente, e questo codice ha un fondo oro. E questo non era un fondo oro fatto col pennellino, questo è foglia d'oro. È vero oro, è foglia d'oro che veniva impressa. E infatti, se voi avete modo di vederlo ingrandito, addirittura sono stati fatti dei disegni con quest'oro, sono state fatte delle piccole incisioni. È un codice greco delle Estenze. Questo è un altro codice greco della Civica di Brescia. Adesso parliamo di miniature, ecco. E come vedete, o Matteus, quindi chiaramente è Matteo, l'angelo non si vede. E adesso veniamo ai codici irlandesi. I codici irlandesi meritano una menzione a parte perché sono un capitolo importantissimo della storia della miniatura. Purtroppo è un episodio molto breve, dura un paio di secoli perché molti di questi monasteri vengono distrutti dai vichinghi, perché questo tipo di miniatura si sviluppa in Irlanda e in Scozia, a Kells, a Durrock, eccetera. Questo è il libro di Lindisfarne. Lindisfarne era il luogo che poi venne appunto distrutto e vennero tutti massacrati i monaci nel 753. Vedete che modo particolare di scrivere. Questo è il libro diventa scrittura, diventa spettacolo. Il libro era un oggetto, come vi dicevo già per il codice purpureo, un oggetto che stava sull'altare e quindi doveva ispirare riverenza. E allora anche lo scritto diventa ornamentazione. Qui c'è una simbiosi tra scrittura e ornamentazione. La scrittura che diventa ornamentazione, perché è questo che cos'è l'inizio del Vangelo di Matteo, Liber Generationis Christi, perché Matteo inizia così il suo Vangelo con il libro della generazione di Cristo, quindi il parallelo con l'uomo. Questa è un'altra iconografia strana, che non si capisce perché. Io la definirei quasi un manifesto, ma insomma non voglio entrare troppo nei dettagli, perché assolutamente io devo guardare bene l'orologio, adesso procederò velocissimamente. Dunque, perché? Voi vedete che ci sono una persona che lo sta spiando, dite voi, che cos'è questa iconografia strana? Matteo sta scrivendo il suo angelo dietro. Ebbene, questa è un'iconografia che risale ancora una volta ai Vangeli, e cioè alla traditio legis, secondo cui Gesù ha consegnato, come se avesse consegnato, questo per avvalorare sempre l'autorevolezza degli scritti, ha consegnato il Vangelo, ha consegnato gli scritti ai suoi evangelisti. E quello, però, che cosa è successo? Che qui praticamente la figura di Cristo è stata invece utilizzata per rappresentare Matteo, quindi una piccola forzatura. In fondo Matteo doveva essere l'ultimo. E come ce ne accorgiamo? Perché vedete, ecco, questo invece è un codice dell'Apocalisse. E in questo codice dell'Apocalisse di Saint-Sever, ogni evangelista viene raffigurato in questo modo, cioè Gesù che consegna a lui il libro. Guardate che stilizzazione, siamo ancora nei codici irlandesi. Questo è il codice di Echternach. Imago Hominis è l'angelo, l'uomo, l'uomo anzi, che è il simbolo di Matteo. Ma vedete qui queste forme ovoidali, questo rosso, questo giallo che dà luce, gli occhi che sono gli occhi grandissimi. Tutto è ridotto a forme geometriche. Sapete, gli studiosi di miniature usano il termine di carpet page per indicare queste pagine. Pagina tappeto. Vedete, è tutto tappezzato di ornamentazioni. Da una parte c'è l'inizio del codice di Matteo e dall'altra parte è raffigurato Matteo con il suo codice. Ecco, qui vediamo ancora un'immagine questo è un codice di San Gallo, vabbè, io vado velocemente, guardate quanto è particolare questo San Matteo. Ecco, sembra quasi un orientale, con questa grande aureola, questo cappello strano. E poi l'angelo che tiene le mani giunte per la preghiera, è molto particolare. Pensate che per i romani questo era assurdo, per i romani bisognava pregare con le mani, con le palme aperte, mai con le mani giunte.
Questo è ancora l'inizio del codice. Ecco, vedete, nel codice di Durrow, Durrow era un'isola irlandese, l'angelo a che cosa è stato ridotto? A un tappeto decorativo, quindi pura astrazione, pura decorazione. Ecco, faccio vedere velocemente. Adesso invece dalla decorazione si passa nuovamente, quindi vedete i vari stili che si alternano, si passa invece con i codici carolingi, si ritorna invece a una maggiore aderenza alla realtà. Quindi non più quella astrazione, ma si ritorna un poco alla antichità. Questo è il codice di Godescalco, Godescalco era questo miniatore, è del 781 e venne niente di meno che esemplato, fatto esemplare da Carlo Magno per il figlio Pipino. Questo è il codice di Ada, vedete il codice, come Ada era la sorella di Carlo Magno, poi hanno sempre questo nome strano i codici. Vedete, anche lui all'interno della nicchia, come era San Matteo nelle prime immagini che abbiamo visto. Ma qui comincia con i codici carolingi, una maggiore attenzione all'architettura. Questo è un codice importantissimo, è il cosiddetto codice dell'incoronazione. Pensate, era talmente importante che tutti i sovrani di Francia giuravano su questo codice. Ma questo ve lo devo raccontare perché è una cosa troppo divertente. Come si sono trovati questi codici? Questi codici erano perduti. A un certo punto, esattamente l'anno 1000, Ottone III ha un'idea. Ci voglio fare una ricognizione nella cripta dove è sepolto ad Aquisgrana Carlo Magno. Trovano Carlo Magno in perfette condizioni. E che cosa aveva Carlo Magno accanto a lui? Dei codici. Questo è uno dei codici che è stato trovato nella tomba di Carlo Magno quando nella ricognizione dell'anno 1000. Ecco, quindi è un codice, anzi vi faccio vedere pure la legatura. Guardate che legatura preziosissima, nella quale troviamo ancora una volta il tetramorfo, una legatura tutto d'oro con una grandissima pietra, che però la legatura è del 1500. Questo è il codice millenarius, si chiama millenarius perché appunto venne fatta nel 1000. E questo gruppo di codici è importantissimo perché qualche decennio dopo comincia a cambiare ancora la tipologia. Gli evangelisti vengono raffigurati come terribili impressionisti en plein air, in piena aria, vedete, sono davanti a uno scrittoio e sono molto caratterizzati dalle pieghe. Ecco, come vedete, questo è un altro codice simbolo, io mi devo fermare un attimo su questo. Questo è un capolavoro assoluto. È un'immagine di una modernità straordinaria. Sfido chiunque a dire che questa pagina di questo codice è dell'823. È modernissima, cioè è di un impressionismo straordinario. È quasi un precursore di Van Gogh, che ha, la marmezza che ha fatto. Vedete, la composizione è tutta pervasa da questo movimento febbrile che è espresso attraverso le pieghe, attraverso queste linee parallele. Ma mentre nella statuaria romana le pieghe servivano per esprimere la plasticità di un corpo, qui invece servono per essere solo la trasposizione di uno stato interiore, di eccitazione, di estatico. Perché? Perché San Matteo che sta scrivendo il suo Vangelo. Questo è l'Evangelario di Loisel, questo è un altro, adesso facciamo una carrellata velocissima, è l'Evangelario di Echternach, anche questo, ognuna di queste meriterebbe, insomma, ma guardate che cosa è questa legatura, tutta in oro e pietre preziose, con i nostri evangelisti raffigurati ai lati. Questo è un altro codice aureus, con Matteo che scrive, e questa è la copertina. Questa copertina in avorio e in oro, vi lascio immaginare. E San Matteo dov'è? È raffigurato in basso a destra. Questo è un altro codice, il codice di Dinan, che per esempio è importante perché? Perché si vede come scrivevano gli amanuensi. Vedete che lui ha in mano un raschino e una penna, col raschino teneva ferme le penne. Questo è un codice del 1168, il codice di Passau. È particolare anche perché è stato alleggerito da questo fondo floreale. Questo è molto importante perché è l'Exodus Glossatus del XII secolo. Perché è particolare? Si vede l'Evangelista, sotto c'è l'adorazione dei magi e poi la scena della Natività. E questo Evangelista che sta scrivendo? Perché io dico che è Matteo, a parte che c'è il solito angelo, ma perché Matteo è l'unico degli evangelisti che descrive l'adorazione dei magi. Ecco, quindi adesso
degli altri, delle testimonianze di altro genere. Questo è un pavimento del musivo del Duomo di Novara del 1120, vedete ancora una volta Matteo, per dirvi, dicevo, in tutti quanti i media figurativi. Questa è una scultura del Louvre del XII secolo, San Matteo che stranamente è diventato giovane, vedete, giovane senza barba, e sta scrivendo. Questa è una vetrata del Duomo di Siena di Duccio del 1285. Ecco, questo è un ingrandimento, quindi sempre la solita iconografia dell'angelo che va. Ecco, questo è un dipinto, è un trittico dell'Orcagna, e qui già comincia un po' con la fantasia. Ecco, perché a questo punto poi c'è una cesura. A questo punto comincia ogni artista a interpretare con fantasia, quindi ci sono episodi leggendari, la morte, i miracoli del santo. E finiamo con il Duomo di Salerno. Ecco, del Duomo di Salerno sapete che i mosaici molti originali si sono perduti, no? Ecco, tra le testimonianze che sono rimaste ci sono proprio l'Aquila di Giovanni e un poco si vede dell'angelo di Matteo. Ecco, quindi questo è originale, siamo undicesimo secolo. E ancora nel Duomo di Salerno dove troviamo il nostro Matteo? Nel Lambone Guarna. Romualdo Guarna era vescovo di Salerno ed era anche un medico della scuola salernitana. E qui che cosa vediamo? Questo è il pulpito minore, il pulpito Guarna. Vediamo proprio il simbolo, non so se riuscite a vederlo, dell'angelo. Vabbè, questo è un... E questa è la controfacciata, la lunetta della controfacciata. Ecco, quindi come vedete è stato, per me la maggiore difficoltà è stata scegliere le immagini. Credo che sia stato un percorso affascinante per merito soprattutto delle immagini, che disegnano appunto un'architettura di immagini, come avete visto, dinamiche nella loro evoluzione. Siamo passati dal IV secolo al XIII secolo, ma di immagini che nello stesso tempo sono tra di loro consonanti e sinergiche, perché il soggetto tutto sommato è sempre Matteo. Ma questo è solo il primo atto, il secondo atto sarà poi l'arte rinascimentale, le grandi opere figurative che ci sono anche nel vostro Duomo, la bellissima statua del Naccherino, tutte testimonianze molto più moderne, anche molto più fantasiose, per culminare poi con quello che è in assoluto il capolavoro più importante, che è la Cappella Contarelli in San Luigi dei Francesi, con gli affreschi, con i dipinti di Caravaggio. E ma questa è tutta un'altra storia. Vi ringrazio dell'attenzione e chiedo scusa se ho rubato.